Giuseppe Parini nasce a Bosisio, in provincia di Milano, quindi Lombardia, nel 1729 e morirà a 70 anni nel 1799. Nasce in una famiglia numerosa ma modesta, quindi con scarse possibilità economiche. Quindi a 10 anni viene affidato a una prozia che abita a Milano. Alla morte della prozia gli viene lasciata una piccola rendita purché lui continuasse a studiare e diventasse sacerdote. E infatti così accade. Parini però lavora anche come precettore, cioè come insegnante privato, dei figli dei duchi Serbelloni di Milano, ma verrà licenziato dopo 8 anni, perché difende la figlia del maestro di musica che era stata ingiustamente schiaffeggiata dalla duchessa. Parini frequenta anche la città di Milano, che è uno dei centri culturali italiani più importanti, dove circolano le idee illuministe. E infatti l'illuminismo influenzerà molto Parini, come vedremo dopo. Diventa poi direttore del giornale La Gazzetta di Milano, prof di lettere e membro della municipalità dopo la discesa di Napoleone in Italia. Tuttavia Parini a un certo punto diventa critico verso i rivoluzionari francesi e per questo fu licenziato. Morì quindi povero e malato nel 1799 a Milano. Abbiamo detto che Parini fu molto influenzato dall'illuminismo, tuttavia non accoglie tutte le teorie, ma solo una parte. Accoglie sicuramente gli ideali di fratellanza, di uguaglianza tra gli uomini, la critica al fanatismo religioso, però lui rimane sempre un religioso, quindi non poteva accettare l'ateismo o il deismo. Critica l'aristocrazia, che è vista come frivola, oziosa, nulla facente, come vediamo dopo nella sua opera più importante Il Giorno, mentre esalta la vita operosa, sana, di operai e contadini. Parini sicuramente l'esponente più importante dell'illuminismo nella letteratura italiana del Settecento, ma è un illuminista conservatore, che accoglie alcune idee illuministe, ma non tutte. E vi ricordo anche che la seconda metà del Settecento è l'epoca del neoclassicismo, con i suoi ideali di bellezza, armonia e equilibrio, che comunque avranno una certa influenza su Parini. La sua opera più importante è Il Giorno, scritta tra il 1763 e il 1799, anno della sua morte. Vi dico già che rimase incompiuta. Il Giorno è un poemetto satirico in endecasillabi sciolti e viene raccontata la giornata di un giovin signore, cioè di un giovane nobile, attraverso le parole del suo precettore. Il giovin signore infatti non parla mai nel corso dell'opera, ma tutto viene affidato al racconto del precettore, che racconta come si svolgono le sue giornate, finge di dare consigli utili, virtuosi al giovin signore, ma in realtà, e questo è molto importante, prende in giro l'aristocrazia, ne critica i vizi, la vita oziosa, vuota, frivola, superficiale. Il tono dominante è l'ironia e usa molto la tecnica dell'antifrasi, cioè dice una cosa ma intende esattamente il contrario. Un po' quando, per esempio, andate a scuola e si rompe la macchina, piove, non avete l'ombrello, alla fine della giornata dite «Ah, che bella giornata!» Cioè dite una cosa ma in realtà intendete il contrario, questa è l'antifrasi. Tuttavia c'è da notare una cosa, che Parini critica la nobiltà, ma non è contro la nobiltà a prescindere. In realtà lui pensa che la nobiltà deve meritare il ruolo di guida, il ruolo dominante che ha, e in qualche modo deve recuperare anche quel prestigio che invece aveva in passato, ma che ha perso nel corso dei secoli, vivendo nell'ozio. Vediamo la struttura dell'opera. Il Giorno si divide in 4 parti, mattino, mezzogiorno, vespro e notte. Vespro e notte però sono rimasti incompiuti e verranno pubblicati soltanto dopo la morte dell'autore. Nel mattino, pubblicato nel 1763, viene raccontata appunto la mattinata del giovin signore, che si alza tardi mentre il volgo, cioè il popolo, si alza presto all'alba, e questo giovin signore riceve diverse visite, alcune sgradite come il contadino che gli va a chiedere il pagamento per un lavoro fatto in precedenza, altre visite molto gradite come la lezione di francese, la lezione di violino. In tarda mattinata il giovin signore si veste, viene descritta tutta la preparazione, dopodiché va dalla dama. Il mezzogiorno, pubblicato nel 1765, il giovin signore si trova a pranzo con la dama ed altri nobili. Tra i commensali c'è un vegetariano che dice di non mangiare la carne.
Il vegetariano poi si professa anche animalista, quindi di non sopportare la crudeltà verso gli animali. Questa cosa commuove molto la dama del giovine signore e gli fa venire in mente quella volta che un servo prese a calci la sua cagnolina. Il racconto della Vergine Cuccia è abbastanza famoso, quindi ve lo narro. Un giorno un servo della dama fu morso dalla sua cagnolina. Questo per reazione gli diede un calcetto per allontanare la cagnolina. Iniziò a guaire, facendo infuriare la dama. Il servo fu licenziato e gravemente punito, tanto che non riuscì più a trovare lavoro, perché aveva osato oltraggiare con il suo sacrilego piede la povera cagnolina. Quindi capite l'ironia usata da Parini. Poi c'è il Vespro e la Notte, che abbiamo detto rimasti incompiuti e pubblicati postumi, dove il giovane signore va a festa, fa la sua vita mondana fino a ora tarda, mentre il povero Volgo andrà a letto presto perché il giorno dopo deve lavorare. Nonostante sia un'opera satirica, il linguaggio è molto difficile, raffinato, aulico, ma questo serve proprio a rendere ancora di più quel senso di frivolezza, di vizio e superficialità della classe aristocratica. Tra le altre opere di Parini invece dobbiamo ricordare le Odi, scritte tra il 1758 e il 1790. In totale sono 19, molte di carattere prevalentemente sociale e morale, in cui si criticano i pregiudizi, i vizi e gli errori del suo tempo. Altre invece sono odi neoclassiche, in stile ricercato.